Seconda parte del nostro telegiornale, continuiamo con il nostro progetto vino e quindi anche oggi parliamo di questo tema da un approccio sicuramente differente con noi ed è veramente un piacere averlo qui con noi, il professor Vincenzo Gerbi, che è docente di enologia, corso di laurea in viticoltura ed enologia al Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università di Torino. E lo dico anche per motivi personali, nel senso che sono un appassionato in questo senso e anche presidente del Comitato Scientifico dell'ONAV, che è l'Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino, che è una delle principali associazioni che si occupano di questo. Grazie, benvenuto. Qui a Gerbi. Grazie a voi. Allora, potremmo raccontarci un sacco di cose, ma spero di averla poi anche prossimamente come nostro ospite. Però, visto che partiamo proprio con la sua presentazione, nel suo ambito più accademico, possiamo dire di quanto il Piemonte sia attento anche dal punto di vista accademico Ah, alla formazione dei nuovi enologi. certamente. Ma guardi, l'Università di Torino è stata tra le prime, se non la prima, a partire lontano 1989 con dei corsi, allora si chiamavano scuole dirette a fini speciali, che dovevano servire a preparare la formazione degli enologi, stante che dal 1991 per fregiarsi del titolo di enologo occorre avere un titolo di livello universitario. E quindi in quell'epoca gli enologi in Italia si preparavano esclusivamente nelle diciamo prestigiose, storiche scuole enologiche, quindi Alba, Conegliano, ma per poter dare questa preparazione universitaria si fece una sorta di corso ad hoc a cui potevano partecipare solo gli enotecnici per diventare enologi. Perché sulle scuole enologiche, quelle tradizionali, quelle di Alba, appunto, hanno un livello di scuola È superiore. un livello di scuola, istituto Sì, tecnico, istituto funzionano tecnico. ancora adesso e Certo, come continuano a no? preparare enotecnici. Enotecnici. Per diventare enologi, adesso, dopo la scuola diretta a fini speciali, con le varie riforme, si è partiti prima nel 92 con i diplomi universitari e poi dal 2000, dell'anno accademico 2001-2002, con il corso di laurea triennale viticoltura enologia, che quindi ormai è arrivato ad Certo. avere tantissime edizioni, tantissimi laureati che hanno, come dire, invaso, tra virgolette, non solo le aziende piemontesi, ma anche una parte di quelle italiane e per nostra fortuna anche qualcuna estera, insomma. Quanti ce ne sono in Italia? Ma dunque, in tutto quanti laureati dovrei guardare le No, 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 intendo di statistiche. corsi di Ah, laurea, i sì. corsi di laurea attualmente attivi sono 17, sparsi in tutta Italia, isole comprese, Sì, insomma. sì. Beh, però diciamocelo, lei lo dico io, lei non può dirlo come docente, ma dico, beh, comunque in Piemonte, diciamo, credo che abbia parecchio da dire, ecco, sul tema. Ma sì, certamente siamo anche tra i più attivi a livello organizzativo, diciamo, di preparazione dei programmi di formazione e di confronto con gli altri, quindi non siamo visti neanche come dei concorrenti, ma come dei punti di riferimento. Questa è una cosa molto bella. E come si organizza un corso di laurea, quindi in viticoltura ed enologia? Che cosa imparano i futuri enologi? Ma dunque, come tutti i corsi di laurea triennale, il primo anno è un corso di formazione di base, in cui si azzerano un po' le preparazioni degli allievi con le materie così fondamentali, perché per fare l'enologo bisogna avere una conoscenza abbastanza a 360 gradi dal punto di vista scientifico. Quindi si riprendono le nozioni di chimica, fisica, matematica, biologia, che sono fondamentali, anche il Certo. minimo di dimestichezza con l'inglese, con l'informatica. E il primo anno trascorre Sì, beh, così. insomma, è ben Il impegnativo già secondo e il così. terzo anno invece è letteralmente diviso tra la formazione viticola ed enologica professionale con materie che tutte fanno riferimento o agli aspetti agronomici e viticoli di coltivazione della vite o di microbiologia, enologia, analisi dei vini, sia dal punto di vista sensoriale che chimico-analitico. Quindi alla fine del terzo anno raggiungono un discreto livello di preparazione, in questo molto aiutati anche dalle aziende, perché nel nostro corso di laurea è obbligatorio un tirocinio che dura sostanzialmente 9 crediti formativi, trasformato in tempo in Certo, circa tre certo. mesi, che gli studenti trascorrono quasi sempre all'epoca della vendemmia, sostanzialmente in un'azienda. E questo è un elemento di grandissima forza perché avvicina queste persone al mondo del lavoro facendole un po' conoscere, ma anche fa conoscere al mondo del lavoro, diciamo, la natura dei nostri laureandi, che spesso vengono, come dire,
presi in giro perché ovviamente gli studenti hanno una dimestichezza con le cose materiali relativamente limitata, è ovvio. Però ecco, le aziende apprezzano il fatto che imparano poi le cose pratiche molto facilmente, ma portano con sé un bagaglio invece di conoscenza tecnica molto importante. La formazione, anche il modo di formare gli studenti, man mano si migliora, si affina. Abbiamo delle procedure di accreditamento ministeriale, ma anche delle procedure di qualità interna alle quali teniamo molto e che porta a degli spostamenti del processo formativo magari impercettibili dal punto di vista dei programmi, sì, ma molto importanti dal punto di vista del metodo, e quindi nuovi modi anche per proporre la formazione, per piano piano adottare anche forme di didattica via e-learning, in modo tale da consentire l'addestramento anche personale agli esercizi, a queste cose qua. Trovano lavoro gli enologi? Ma direi proprio di sì, attualmente abbiamo un'ottima collocazione dei laureati, tenga presente anche che sono un numero programmato, quindi non ne produciamo più di tanti. A Torino ne produciamo una settantina all'anno, in tutta Italia circa 300, quindi questo sì, è un po' la ragione per cui trovano senz'altro occupazione, a volte anche prima di laurearsi. Poi diciamo che arricchiscono anche un po' la loro formazione attraverso, oltre che alle esperienze aziendali, qualcuno anche con piccole esperienze all'estero grazie al sistema Erasmus. Questo è molto più utilizzato dagli studenti della magistrale, quelli del biennio post laurea, un 30% decide di specializzarsi ulteriormente e lo facciamo con un sistema abbastanza nuovo che è un corso di laurea interateneo, quindi con la collaborazione di altri 4 atenei e con degli accordi anche a livello internazionale con un gruppo europeo che si chiama EMAVE, un progetto europeo, che consente lo scambio di studenti al secondo anno, per cui noi riceviamo studenti stranieri e i nostri vanno al loro posto là. E questo sta dando degli ottimi risultati in termini di internazionalizzazione della formazione. Certo. E in questo progetto che stiamo cercando di fare appunto qui a GRP vorremmo raccontare, lei sicuramente può aiutarci molto, vorremmo raccontare anche l'aspetto dell'innovazione dello studio, l'ha già fatto, ma anche l'aspetto dell'innovazione nell'ambito della produzione di vino, perché soprattutto a livello locale si tende troppo forse soltanto a parlare della tradizione, che ovviamente è importante, c'è l'aspetto tutto culturale, anche simbolico del vino, perché no? Però c'è anche l'aspetto dell'innovazione. Come si sta muovendo il vino del Piemonte in questo senso? Ma direi che molto bene, direi, nel senso che esiste un'attenzione a far sì che le pratiche nuove che si introducono, i procedimenti nuovi che si introducono, sono sempre più volti a migliorare la sostenibilità dei processi produttivi, quindi alla riduzione dei consumi energetici, alla riduzione degli additivi. Quindi diciamo che Piemonte dimostra una forte attenzione in questo senso. Naturalmente è inevitabile parlare di produzioni biologiche, c'è una crescita anche delle produzioni biologiche, ma accanto a queste c'è una forte attenzione alla sostenibilità anche da parte delle aziende tradizionali, perché poi la distinzione biologico-non biologico, sì, mentre ha un grosso peso nella parte agronomica, quindi nella parte coltivazione, le differenze dal punto di vista produttivo nella trasformazione in vino tra una procedura biologica e una procedura tradizionale sono effettivamente molto sottili. Certo, certo. E quindi quindi i produttori piemontesi investono sia in termini di tempo, di risorse, ma anche risorse economiche in questa direzione? Sì, direi di sì. Troviamo, visitando le cantine, una forte capacità di innovazione, direi per sottolineare qualche aspetto. Sì. Un deciso miglioramento ad esempio delle attrezzature di vinificazione ormai fortemente automatizzate per il condizionamento della temperatura e in questi anni diventato determinante, perché assistiamo molto frequentemente a fine stagioni molto caldi con difficoltà di contenere il processo fermentativo e farlo andare questo bene. Questo significa, insomma, per chi ci ascolta, che il vino ha bisogno di alcune temperature. Sì, esattamente, esattamente. Indicativamente i vini rossi si fermentano intorno ai 28 gradi e i bianchi da 18 a 20 gradi,
Ma quando porti dell'uva in cantina in certi momenti di settembre a 28 gradi, è evidente che hai dei problemi di Certo. necessità di raffreddamento. Quindi questa è un'innovazione che tutti stanno introducendo. Parallelamente cercano anche di recuperare energia attraverso sistemi, diciamo, di energia innovativa, fotovoltaico, eccetera, per sostenere, diciamo, questo tipo di attività. Poi c'è un forte attenzione anche all'introduzione, se volessimo dirla in modo moderno, un po' di un'enologia 4.0, nel senso che i sistemi di sensoristica per poter guidare i processi in maniera estremamente corretta e anche molto con un occhio alla naturalità stanno aiutando moltissimo a ottenere dei prodotti di eccellenza. Ah, ecco, quindi sembra verso diverse direzioni. Siamo in chiusura, però le chiedo, lei sarà in Italia. E Sì. che cosa si aspetta? Poi magari ci rincontreremo dopo e ci dirà com'è andata, però che cosa si aspetta questo 2019, al di là della manifestazione, però quali sono le novità o perlomeno le direzioni che secondo lei noterà di più? Ma credo che ci saranno sostanzialmente una aumentata attenzione verso prodotti vini, quindi prodotti con vitigni tradizionali, quindi diciamo un crescente interesse verso quella parte, diciamo, della viticoltura che definiamo tutela della biodiversità, che riscopre un po' antiche uve che sono state abbandonate un tempo, principalmente perché erano poco produttive. E questo invece nei tempi attuali in cui si cerca originalità e differenziazione diventa un atout molto importante. Per il Piemonte in particolare, che ha un patrimonio di biodiversità formidabile, ma per l'Italia tutta, perché alla fine guardando nelle varie regioni si trova veramente un ricchissimo Indubbiamente. patrimonio. È un Quindi po' il nostro punto di questo forza, no? Forse. Sicuramente sì, perché poi alla fine di vino se ne produrrà nel mondo, diciamo, non una quantità infinita, nel senso che i livelli attuali, se non cambiano le abitudini di alcune popolazioni, non Certo. saranno difficilmente superabili. Però la scelta dei consumatori è diventata estremamente variabile, quindi presentarsi con dei vitigni che siano fortemente legati al territorio e dei vini conseguentemente fortemente legati al territorio, evoca nel consumatore il ricordo del territorio, stimola anche il turismo Certo. e la cultura che deve essere fondamentale nel consumo del vino. Grazie, grazie davvero. Ci torno a trovare poi dopo Vinitaly, così poi commentiamo insieme com'è andata. Cioè, commentiamo insieme, io ascolterei più che commentare insieme. Insomma, voglio dire, le sue competenze sono sicuramente molto più approfondite. Grazie nuovamente al professore Vincenzo Gerbi, docente di enologia, corso di laurea viticoltura ed enologia all'Università di Torino e presidente del Comitato Scientifico ONA. Ci teniamo a dirlo. Grazie. Grazie, a presto.